Buonasera, dal TG6 è stata definita una giornata di giubileo istituzionale. Oggi a Pescara si è svolto l'incontro di lavoro per la macro regione Adriatico-Ionica per la sottoscrizione del patto per la connettività e l'ampliamento delle infrastrutture dei trasporti. Il servizio di Alfredo Primanti. Passare dal progetto politico all'attuazione fattiva. Quello odierno è una giornata importante per la macroregione adriatico-ionica che segue un'altra fondamentale lo scorso 28 ottobre, quando la seduta plenaria di Strasburgo ha approvato l'emendamento contenente il completamento del corridoio baltico-adriatico sull'intera dorsale adriatico-ionica, l'estensione nord-sud del corridoio scandinavo-mediterraneo e una migliore connessione tra la penisola iberica, l'Italia centrale e i Balcani. A Pescara infatti si celebra una giornata di lavoro alla presenza di Nicola Dobroslavic, presidente della Contea di Dubrovnik e dell'Assemblea Generale dell'Euroregione Adriatico Ionica, di Aldrin Dalipi, presidente della Regione di Tirana e vicepresidente dell'Assemblea Generale dell'Euroregione Adriatico Ionica, dell'Europarlamentare Massimo Paolucci, sostenitore dell'emendamento per le reti di trasporto TNT e Sandro Gozzi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e coordinatore della cabina di regia nazionale per la macro regione Adriatico-Ionica, tutti ospiti della regione Abruzzo e del presidente Luciano D'Alfonso. In discussione c'è la sottoscrizione di un patto per la connettività dell'Adriatico che impegnerà le regioni e gli altri enti coinvolti nello sviluppo degli interventi infrastrutturali sulle reti di trasporto. E parliamo di una comunità che conta 960 miliardi di euro di PIL, circa. 60 milioni di abitanti, 41 milioni di popolazione attiva, abbiamo qualcosa come 4 milioni di studenti e 132 mila brevetti. Insomma è una vera e propria realtà che ha bisogno di potenziamento infrastrutturale e di una classe dirigente coesa che condivide le priorità. E ora il tema delle trivelle. Riteniamo che sia cessata la materia del contendere dal 20 di gennaio, riprendiamo un'iniziativa istituzionale come la delega dei cittadini per fare in modo che il governo e il Parlamento producano nuova norma un nuovo assetto per aumentare il mare blu e per superare il problema delle isole tremiti che costituiscono un giacimento dell'umanità. Lo ha sostenuto il presidente della Regione Luciano D'Alfonso rispondendo ad una domanda sui referendum sulle trivelle dopo la Decisione della Cassazione di dare l'ok ok solo ad un quesito sui sei presentati. Alcune delle regioni proponenti hanno firmato la Procura per sollevare il conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale. Ci siamo attivati noi per l'iniziativa referenda... referendaria, spiegato da Alfonso, a margine della presentazione dell'iniziativa Connettere l'Adriatico e abbiamo conseguito il risultato di superare e di affondare l'ombrina di ferro. Abbiamo recuperato il mare blu e. Entro le 12 miglia, per quanto ci riguarda, è cessata la materia del contendere. Nell'ambito di due distinte operazioni, gli agenti della squadra mobile volante della questura di Pescara hanno arrestato sei persone in manette, quattro Rom, spacciatisi per tecnici del gas e riusciti ad entrare in casa di un anziano. Paolo Renzetti. Nelle ultime 24 ore la squadra mobile e la squadra volante della Questura di Pescara sono state impegnate in un'operazione straordinaria di controllo del territorio che ha portato al sequestro di 534 grammi di eroina e all'arresto di due narcotrafficanti albanesi. Nell'ambito di un'altra operazione gli agenti delle volanti hanno invece arrestato quattro cittadini di etnia rom che sono stati bloccati ieri mentre tentavano di compiere un furto in casa di un anziano del quartiere di Pescara Nord. Si è trattato di quattro arresti che nascono dal contributo essenziale e determinante di un operatore delle volanti, eh, in quel momento fuori servizio in borghese per i fatti propri, che ha avuto eh, quell'intuito, quell quella prontezza di riflessi di capire che qualcosa forse non stava andando, eh, ha osservato i movimenti di una macchina sospetta, ha allertato i colleghi della volante che sono... Rapidamente giunti sul posto, e tutta questa sinergia, questo apporto di, eh, di contributi fattivi ha permesso di eh, arrestare in flagranza quattro soggetti che avevano tentato di consumare il furto in un'abitazione di via Montanara abitata da due eh, persone anziane. Due persone anziane che erano cadute nel tranello di questi quattro che si erano spacciati per tecnici del gas. È ancora utile rilanciare forse un messaggio a tutti. Siate diffidenti e se qualcosa non vi convince o che siate direttamente coinvolti in quella situazione o che da terzi, da esterni, stiate osservando qualcosa che accade al vostro vicino di casa, una telefonata alle forze dell'ordine può essere forse eh, determinante. In un'altra operazione eh, sono stati recuperati eh, 534 grammi di eroina, arrestati due albanesi. Pescara è una piazza di spaccio, lo comprovano gli arresti eh, operati in passato, la vigilanza è elevata e la squadra mobile ha fatto come sempre un ottimo lavoro eh, riuscendo a eh, sequestrare mezzo chilo di droga e a trarre in arresto due soggetti albanesi pronti forse a rimettere quella droga non appena lavorata su altre piazze di spaccio. A Paganica, ricostruzione al palo e nel centro storico della popolosa frazione del capoluogo, tutto è fermo dal 6 aprile del 2009 e i residenti chiedono di essere considerati al pari del centro storico di L'Aquila. Vediamo. A Paganica, nel cuore del paese vecchio, è rimasto tutto come sette anni fa. Se nella periferia la ricostruzione va avanti, nel centro del paese è tutto un puntellamento: il deserto. Le attività commerciali che un tempo animavano la piazza, punto di incontro, non ci sono più. Ed è difficile, soprattutto per gli anziani, vivere a Paganica. Cioè, la, zona, la zona rossa è ancora completamente inagibile e non c'è nessuno che si interessa per poterla mandare avanti questa ricostruzione. Le, le zone limitrofe sono quasi completate come ricostruzione. L'imitrofe si intende tutte le case antiche, le case dico, singole che non c'è. Non c'è aggregato, non c'è niente. Invece gli aggregati si dice che dovrebbero partire adesso nel mese di, di febbraio, marzo, però non si vede ancora niente. Addirittura la chiesa della concezione qua è uno scarico a barile, la prendono, la rilasciano, la prendono. La chiesa madre qua non si sa quando partirà, come la piazza, come i vari... Bar, pizzerie che erano qua nella piazza. Vi manca il cuore del paese. Manca, praticamente manca il cuore di Paganica e non si vede, e non si vede la, la strada di far partire questa benedetta ricostruzione a Paganica, anche perché all'Aquila è inutile che loro non è, all'Aquila la ricostruzione è partita e alla grande. Quindi qua abbiamo subito due terremoti, uno del 2009 e l'altro lo stiamo subendo per non la ricostruzione. Quindi i problemi di pagani che secondo me sono più grossi di quelli dell'Aquila e le cose non vanno. Manca l'interesse generale dei parlamentari, non si, non, 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 cioè vengono, fanno delle riunioni, parlano, parlano, però in conclusione non si muove niente. Non c'è un, un progetto che è definito chiaramente se dice domani o staranno o fra un mese o quattro anni parte, non si sa niente, è una confusione totale. Il malumore si sente come Paganica, che è una delle frazioni più popolose dell'Aquila e che un tempo è stata comune, chiede all'amministrazione centrale più attenzione, che non si pensi in definitiva solo al centro storico dell'Aquila, ma anche a quei tanti paesi che chiedono di poter rivivere dopo sette anni. Restiamo in tema ricostruzione. I parlamentari dell'Italia dei Valori sono arrivati all'Aquila per presentare il disegno di legge per verificare i fondi destinati alla ricostruzione post terremoto. E noi abbiamo ascoltato il segretario nazionale Ignazio Messina, il servizio di Gianmarco Menga. 10 miliardi spesi dall'aprile del 2009. 900 milioni nel 2016 e altri 4 miliardi previsti dal prossimo anno. Sono questi i numeri della ricostruzione post-sisma dell'Aquila e dei 56 comuni del Cratere. Soldi, tanti soldi, che però in parte sono finiti nelle mani di speculatori e di organizzazioni criminali. È quanto sostiene l'Italia dei Valori che con i due senatori Maurizio Romani e Alessandra Bencini ha presentato un disegno di legge per istituire una commissione parlamentare d'inchiesta sui fondi per la ricostruzione post-terremoto. La Commissione avrebbe il compito di svolgere verifiche sull'utilizzo delle risorse stanziate e sulla validità dei collaudi e delle certificazioni per le diverse fasi di costruzione dei moduli abitativi provvisori, senza dimenticare inoltre le indagini sulla regolarità delle procedure per gli appalti pubblici legati alle opere di ricostruzione. Alla conferenza stampa di questa mattina, organizzata alla sala Guido Polidoro del Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila, ha partecipato anche il segretario nazionale dell'Italia dei Valori, Ignazio Messina, che ha spiegato il senso della proposta al governo. L'obiettivo è una ricostruzione vera e non un arricchimento per la criminalità organizzata o per qualche imprenditore che ha goduto nel momento in cui il terremoto si è verificato. Creare opportunità significa capire perché i tempi si sono allungati, perché gli appalti sono costati dieci volte rispetto al programmato. Se ci sono i responsabili devono essere puniti. L'obiettivo finale non è mettere il cappello, il Comitato dei Valori, su un'iniziativa, ma fare in modo che i cittadini dell'Aquila i cittadini abruzzesi abbiano una risposta e una soluzione soprattutto. Sintetizzando come ha valutato e come valuta questi primi sette anni, ci sono stati dei problemi immagino? Certamente sì tra luci e ombre, certamente qualcosa è stato fatto, però pensare che le case il progetto del programma case gli immobili realizzati i balconi sequestrati perché non costruiti bene, evidentemente c'è qualche problema, e allora rispetto a un primo impatto di ricostruzione bisogna vedere poi cosa hai ricostruito se hai fatto case di cartone, non è una ricostruzione non è una grossa presa in giro se la criminalità organizzata è entrata negli appalti e ne ha lucrato, è un dramma per un territorio, anche perché la criminalità una volta che arriva non è che se ne va, rimane neanche per il giorno dopo e quindi questo noi vogliamo andare a verificare perché riteniamo che ci siano stati dei problemi, degli abusi sulla ricostruzione e quindi la parte onesta dell'abruzzo dell è stata fortemente danneggiata. Ed ora parliamo di una proposta di legge presentata dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle per la creazione in Abruzzo di un ufficio anticrisi da indebitamento per andare incontro ai tanti cittadini impossibilitati ad onorare i propri pagamenti a enti, banche e agenzie di riscossione. Vediamo. Pettinari, il Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta di legge per l'istituzione di un ufficio che vada a dare una mano alle persone in difficoltà, un ufficio anti-indebitamento. Come mai è nata questa proposta? Nasce dalla, dalla difficoltà economica dei cittadini, dei cittadini sovraindebitati, quindi un contesto che vede l'Italia addirittura dal 2012 ad oggi con oltre 500 casi di suicidio e abbiamo cercato di dare una risposta a una domanda che si pongono tutti. Tanti cittadini vorrebbero pagare il proprio debito, onorare il proprio debito, ma non sono messi nelle condizioni di poterlo fare perché, ad esempio, chi guadagna 1.000 euro al mese non gli si può chiedere di pagare una rata da 800 euro al mese. Allora, noi abbiamo dato una risposta a questo bisogno della cittadinanza. Con questo istituto, quindi, si va a creare all'interno della Regione Abruzzo un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento. Significa che il cittadino, la persona fisica, può eh, beneficiare del concordato preventivo che fino a ieri lo potevano fare solamente le società, che significa che se io ho un debito e posso pagarti solamente una rata di 60 euro al mese perché non ho più soldi perché gli altri soldi mi servono per comprare e acquistare il latte e il pane per i propri figli o per dare un tetto ai miei propri figli, io Stato ti devo mettere nelle condizioni di poterlo fare e con questa legge che io mi auguro approveranno, la Regione Abruzzo si fa appunto da tutela, fa un meccanismo una procedura di tutela c'è una figura che si chiama gestore della crisi che accompagna il debitore fino All'accordo con la controparte. Quindi una proposta, ci sarà una proposta di accordo, una ristrutturazione del debito che poi andrà ad omologare un giudice incaricato. Un giudice incaricato omologherà la proposta e quindi il debitore si troverà a pagare solamente quello che può pagare. Io credo che sia una norma doverosa. Quindi io ritengo che maggioranze e opposizioni non possano dire no a questa proposta. La proposta c'è, è fatta bene, addirittura c'è una previsione nazionale, c'è una norma nazionale, nessuno se n'era accorto, noi l'abbiamo presa, l'abbiamo attuata, abbiamo creato. Questa legge quindi mi auguro che verrà approvata a breve. Fondi europei anche per la piccola media impresa, la CNA di Pescara, l'eurodeputato Cuzzolina ha illustrato nuove opportunità offerte dall'Unione Europea per l'innovazione di prodotto e il processo nelle piccole imprese. Vediamo. L'Europa guarda le piccole e medie imprese con il progetto Horizon 2020 che offre nuove opportunità per la ricerca e l'innovazione di processo e di prodotto. Una gamma di finanziamenti dei quali si è discusso nell'incontro organizzato dalla CNA Abruzzo a Pescara con l'europarlamentare del Partito Democratico Andrea Cuzzolino, vicepresidente della Commissione parlamentare Sviluppo Regionale. Più di 80 miliardi di investimenti a livello europeo che ovviamente noi dobbiamo saper cogliere e quindi stiamo facendo un'opera di informazione, di conoscenza, anche di formazione per poter consentire alle nostre imprese di partecipare a questi bandi perché sono rivolti soprattutto a piccole e medie imprese. E il nostro territorio è fatto di piccole e medie imprese, questa è un'occasione importante, è la prima volta che l'Europa si rivolge direttamente a questi settori economici e quindi per noi è molto importante aiutare queste imprese a partecipare e ad essere selezionati positivamente dall'Europa. La cosa più importante, per questo ringrazio la CNA regionale, è che noi dobbiamo lavorare adesso insieme alla Regione. Perché ci sia una relazione molto stretta tra gli aiuti diretti che l'Europa dà attraverso questi bandi e le politiche regionali. L'incontro è stato un focus group aperto e si è posto l'obiettivo di fornire una prospettiva tecnico-pratica per la crescita delle PMI, troppo spesso ignare e impreparate rispetto alle procedure europee per l'accesso ai fondi messi a disposizione. Ho visto quali sono i tagli degli investimenti eh, vanno, partono da 500 mila euro fino a, a 2 milioni e mezzo di euro e devo dire che il taglio più piccolo è un po' eh, sovradimensionato a quelle che sono le possibilità economiche da parte delle piccole aziende. Eh, ciò che è importante è non solo il finanziamento, tutta la parte economica, ma è la parte progettuale, avere a disposizione degli strumenti per portare del, degli input per eh, innovarsi, per fare internazionalizzazione, fare marketing, eh, innovazioni di processi, innovazioni tecnologiche. Insomma, sono cose importanti, investimenti che eh, bisogna assolutamente fare. Si torna a parlare del caso del rincaro dei pedaggi autostradali. La CNA, FITA e Federconsumatori chiederanno ai parlamentari abruzzesi l'impegno ad intervenire sul governo affinché questo imponga una moratoria di almeno tre anni sugli aumenti dei pedaggi autostradali e l'introduzione di standard qualitativi e di sicurezza in linea con le necessità degli utenti e con quanto avviene su altre tratte autostradali italiane. L'occasione sarà un incontro domani mattina a Pescara nella sede della CNA. Cui già dato la, hanno dato la loro adesione i parlamentari Federica Chiavaroli del Nuovo Centrodestra, Vittoria Dincecco del Partito Democratico, Gianluca Fusilli del Partito Democratico, Gianni Melilla di Selle e Gianluca Vacca del Movimento 5 Stelle. La gestione del personale della Municipalizzata Teramana, la TEAM, che si occupa della raccolta dei rifiuti, sarebbe fuori controllo e la denuncia arriva dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Fabio Berardini, il servizio di Elisa Leuzzo. Il Movimento 5 Stelle di Teramo incalza nuovamente sulla Municipalizzata, la Teramo Ambiente, e questa volta sulla gestione del personale che è fuori controllo. Esattamente, la gestione del personale è totalmente fuori controllo, in quanto noi abbiamo saputo sia da lavoratori che da sindacati che, eh, mentre da una parte la ambiente è sotto una procedura di contenimento di costi e quindi di solidarietà difensiva che sta togliendo dei soldi agli amministrativi, dall'altra vengono addirittura aumentati i livelli ad alcuni dipendenti. Eh, circa 10-12 persone sono state interessate da questo aumento, e in 4-5 casi il Presidente e il Consigliere di Russo si sono dimostrati contrari a questo aumento perché è ingiustificato. Ma abbiamo evidentemente un amministratore delegato totalmente fuori controllo da parte del sindaco e di chi dovrebbe governare e controllare queste situazioni, che fa come gli pare, in quanto noi non abbiamo saputo nulla da fonti ufficiali di questa questione. Ecco, noi approfondiremo eh, i livelli e soprattutto approfondiremo chi sono queste persone che hanno eh, beneficiato di questo aumento e se eh, sarà necessario denunceremo l'autorità competente perché in un regime di solidarietà questi aumenti sono del tutto illegittimi, creano malcontento e creano una eh, e ovviamente buttano questa società in un caos, soprattutto in prossimità di una gara che dovrà stabilire il nuovo socio privato. Nei giorni scorsi si era parlato del caso dei tanti incidenti che avevano coinvolto i pedoni ed era emerso che Teramo era la capofila della regione Abruzzo. E allora a Teramo la segnaletica stradale è da rivedere e a rischio c'è la sicurezza della città. E il sindaco Maurizio Brucchi ha annunciato l'inizio dei lavori. Vediamo. Alla luce degli incidenti in serie che si sono verificati negli ultimi mesi a Teramo, soprattutto in Piazza Garibaldi, il sindaco ha annunciato misure tampone per aumentare la sicurezza dell'attraversamento pedonale. I provvedimenti sono innanzitutto un giro di vite sul controllo della, della città, in particolare dei passaggi pedonali e ciclopedonali. Sono state nel 2015 i verbali eh, fatti, sono stati 8600. Eh, C'è bisogno di un maggiore controllo, in particolare su questi due aspetti. Eh, si è deciso di, di rinnovare e di rivedere la segnaletica orizzontale e verticale. Per quanto riguarda Via Cavacchioli, eh, tempo permettendo, domani si farà l'asfalto, verranno meglio evidenziati i due percorsi pedonali anche attraverso alcuni eh, aspetti di carattere eh, luminoso. Eh, sarà, mh, ci sarà un vigile, almeno nel primo periodo, che ci inviterà i cittadini a utilizzare il sottopasso mentre fino almeno fino alle ore 20, poi dalle 20 alle 8 invece il sottopasso è chiuso e si potrà utilizzare il passaggio che però sarà meglio eh, evidenziato. È chiaro che bisogna fare un invito anche a quelli che sono eh, diciamo così, poi gli automobilisti perché comunque quando c'è una striscia pedonale bisogna fermarsi, bisogna fare lo stop, questo lo prevede il codice della strada, altrimenti finisce tutto noi inutile che facciamo miglioramenti e miglioriamo alcuni aspetti. È sicuramente è minore rispetto agli altri problemi, ma il passaggio in piazza Garibaldi quello che purtroppo negli ultimi giorni ha visto diversi incidenti, quello verrà spostato? No, quello resterà lì per adesso, però verrà migliorata la visibilità di quel percorso pedonale in questa fase, poi vedremo successivamente, ripeto, intanto c'è la possibilità di utilizzare il sottopasso, che credo sia un aspetto importante, poi in una fase successiva stiamo riflettendo su quello che devono essere altri tipi di provvedimenti, però già questo mi sembra un provvedimento che migliorerà quantomeno l'utilizzo delle strisce pedonali in maniera corretta le cure riabilitative più avanzate fuori dalle strutture specializzate e nel domicilio del malato colpito da ictus. Questo è l'obiettivo del progetto che si chiama Magic che parte oggi da Chieti con l'università d'annunzio capofile europeo il servizio. Parte oggi da Chieti il progetto europeo, denominato con l'acronimo Magic, presentato dalla Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara e redatto in collaborazione con la PNF Technology. Per sviluppare tecnologie a favore del recupero dei pazienti colpiti da ictus. Magic, finanziato con oltre 5 milioni di euro e che impegnerà per 52 mesi la D'Annunzio e gli altri partner europei, università e strutture ospedaliere, è un progetto rivoluzionario all'avanguardia per la gestione delle cure riabilitative, interamente basato su un approccio che mette al centro la persona. L'impatto del progetto è duplice, si finanziano le aziende che creano innovazione tecnologica producendo anche comparti aziendali innovativi e si dota la struttura sanitaria locale in maniera gratuita di tecnologie riabilitative avanzate. Alla fine dei cinque anni darà la produzione di uno strumento innovativo che verrà applicato in tutta Europa e che si ribalterà anche sul territorio italiano, in particolare sull'Abruzzo, proprio perché noi siamo capofila in questo, creando la disponibilità per la popolazione abruzzese, un modello strumentale che è in grado di interfacciarsi con i deficit che noi sappiamo innescarsi e soprattutto venire a rendersi evidenti gradualmente così da mettere in condizioni il soggetto che quando esce dalla struttura, strutture voglio, raffinate scientificamente da un punto di vista terapeutico come questa dove ha recuperato poi non perda. È stato chiamato insuperabile il progetto pilota pensato per l'inserimento lavorativo dei pazienti psichiatrici ed è stato presentato alla BIM di Teramo. Vediamo. Promuovere l'integrazione sociale e l'ingresso nel mondo del lavoro delle persone con disturbi psichici. Questi gli obiettivi di Insuperabile, progetto pilota promosso dalla Cooperativa Sociale Picasso, con il contributo della Fondazione Tercas e il patrocinio dell'ASL di Teramo al Comune di Montorio. Andare oltre eh, le istituzioni appunto, eh, pubbliche, quindi oltre gli enti locali come la ASL, il Comune, eccetera, e aprire possibilità di inserimento per la diversabilità abilità anche delle eh, cooperative insomma, private e delle aziende e sensibilizzare quindi a, a questo tipo di interventi. Per partecipare a questo progetto di rinserimento i pazienti sono già comunque diciamo, stati preparati? Allora sì, sono utenti presso il CSM di Teramo, eh, sono utenti che noi seguiamo da anni, eh, che iniziamo a fare un progetto riabilitativo. Quindi il primo step è la presa in carica, successivamente eh, viene fatto comunque un compenso di tipo psicopatologico dal, la, con una, un assettamento di tipo. Eh, farmacologico e dopo aver fatto questo processo quindi ridato le abilità che possono essere eh, quelle del, di competenza eh, successivamente loro entrano in una lista eh, che noi abbiamo per le borse lavoro e il progetto armonia e nel momento in cui c'è un ente che eh, ci, da, ci fa la proposta dell'inserimento noi iniziamo con un protocollo molto rigido l'individuazione della persona in base a le competenze che è riuscito a sviluppare nel corso degli anni. È importante per il territorio soprattutto perché siamo all'interno di aree che come vengono definite sono aree svantaggiate, quindi uno, lo svantaggio all'interno di aree che sono già di per sé svantaggiate. E qui c'è stata una rete oltre la parte privata eh, rappresentata dalla, dalla Cooperativa Piva, Picasso ma anche dei servizi della, della comunità montana che si sono messi a disposizione oltre alla ASL che, che è fondamentale per il raggiungimento dei gli obiettivi. Ora apriamo la pagina dello sport, iniziamo dalla serie B, iniziamo dal Pescara. C'è attesa per l'incontro di domani. Il Pescara affronterà il Livorno e come di consueto la conferenza stampa del tecnico Massimo, Oddo, vediamo. Non ci sono particolari dubbi. Eh, dobbiamo valutare solo un paio di situazioni. Eh, una è verde che non è arrivato ancora in transfert e quindi non credo che sia al momento non è disponibile. E, e l'altro è, è Acosta che sta facendo. Apparentemente lui è arrivato, stava fermo da un mese quindi sta facendo una sorta di di, sì, di piccola preparazione insomma, per, per riabituarsi un po' ai carichi. Così quindi è un po' carico di lavoro. Non, non credo che lo convocherò. No. La squadra è consapevole del fatto che quella è stata una partita particolare, nel senso, la prima partita. Tante difficoltà, l'assenza di nazionali, squalifiche varie, espulsione dopo pochissimi minuti, rigore, quindi è stata una partita secondo me un po' falsata. È ovvio che quando c'è il ritorno di una partita andata così male sotto un certo punto di vista c'è anche la voglia di, di riscattare un po' quello che non si è riuscito a fare l'andata, però credo che sia l'ultimo dei problemi, quello che conta domani è vincere e basta. Per me bisogna sfruttare tutte le domeniche, questo vuol dire che noi dobbiamo pensare a noi stessi e fare il meglio possibile, cercare di vincere, è normale che domani il nostro primo obiettivo è arrivare a quota 40 immediatamente, con tre punti ci arriviamo, sfruttiamo il turno, eh, dove, un turno dove ci sono almeno tre scontri diretti, quindi da una parte o dall'altra se dovessimo vincere a qualche punto lo, lo rosicchiamo o in avanti o indietro. E quindi è quindi una partita importante per noi, ma anche e soprattutto perché è, è l'inizio del giro di ritorno dopo un periodo di pausa e sarà una partita come ogni partita in cui si rinizia parti, particolare, c'è un po' di incognita e quindi è troppo, troppo importante per noi partire bene, ma partire bene non solo in questa partita, ma nella parte iniziale del giro di ritorno perché è un calendario sulla carta parecchio complesso e, e dobbiamo fare bene Prima seduta di allenamento per i nuovi volti della Virtus Lanciano Simone Salviato, Mattia Vitale e King Udo Domani il delicato scontro salvezza della prima giornata di ritorno al Biondi contro la Provercelli Andrea Costantini io ho, 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 mi sono fidato, eh, ripeto, di, di, di quello che hanno detto in conferenza stampa, sia Valentina che Guglielmo, che hanno detto che sicuramente ci saranno delle partenze, ma che ci saranno degli arrivi. In questo momento il numero dei partenti è superiore a quello degli arrivi, però, ripeto, sono soddisfatto di questi tre acquisti, eh, poiché comunque sono stati condivisi con il direttore, sono giocatori importanti, ripeto, chi magari per curriculum ha già dimostrato, chi dovrà dimostrare, però... Ripeto, sono giocatori importanti e quindi mi auguro che si possa completare ancora la situazione. Luca penso che sia a prescindere adesso le, le situazioni del momento, Luca è, sa fare il suo lavoro, quindi è chiaro che io posso dire le caratteristiche del giocatore che mi servono. Mm -hmm. È chiaro che poi salviato la scelta magari di salviato di evitare di, di King, io dico le caratteristiche, loro sa, lui sa quello che manca, poi è chiaro che mh, dipende anche dai, dai giocatori che poi vanno via, perché ripeto, mh, è inutile star qui a dire eh, quello che potrà succedere. Ecco. È una partita importantissima perché è una diretta concorrente, lì dove magari dovessimo eh, vincere andremo a 21 punti e significherebbe andare a 3 punti della Provercelli, poi anche a seconda del risultato potrebbe essere importantissimo eh, anche per, per gli scontri diretti e per, per la differenza reti. È chiaro che, ehm, ci arriviamo in una situazione un po' particolare perché comunque i giocatori sono arrivati oggi, c'è da valutare un po' di tante cose. E magari a volte ho sempre detto che le mie scelte sono quasi sempre state no, quasi sempre, sempre logiche, è chiaro, in questo momento c'è da valutare un po' tutto, quindi è anche l'occorrenza che mi porta magari a fare delle scelte, non lo so, vediamo. Tutto quello che è successo non, non, non è normale, però devo dire che più ci si avvicina alla partita, io credo che poi... Ci può, ci può essere qualsiasi tipo di problema, ma nel momento in cui una squadra di giocatori vanno in campo o per allenarsi o per fare la partita si mette tutto da parte perché i, i problemi seri sono ben altri. Quindi... Lega Pro, iniziamo con il Teramo, il secondo incontro casalingo consecutivo per il Teramo che inizia il girone di ritorno ospitando l'Ancona al Bonolis. I dorici di Cornacchini sono in lotta per un posto playoff. E il Teramo cerca invece il rilancio anche con l'ausilio dei nuovi innesti. E' probabile la presenza da titolare per il neoattaccante Francesco Forte. Vediamo. Abbiamo lavorato tantissimo a livello fisico durante queste vacanze per cercare di avere una squadra subito brillante, subito veloce e cattiva. Dobbiamo, adesso abbiamo tutte finali, dobbiamo giocare tutte le partite con una grande intensità, grande cattiveria con la voglia proprio di ottenere il risultato eh, perché comunque è un campionato che dobbiamo assolutamente riprendere una posizione di tranquillità in classifica quindi c'è bisogno partita dopo partita senza avere l'assillo di, di strafare di, di cosa, però dobbiamo giocare sempre per cercare di, di fare il risultato L'Ancona è una squadra che ha fatto, fatto benissimo ha fatto benissimo il girone d'andata è una squadra che si chiude molto, molto, molto bene in fase difensiva. Eh, sarà difficile trovare, trovare spazi. Dobbiamo essere bravi a cercare di essere mh, eh, pronti a, a fare dei movimenti per smuovere il reparto difensivo. Che secondo me è le cose che un po' ci ha penalizzato in questo eh, girone mh, di andata. Eh, giocate preordinate le dobbiamo fare molto veloci per cercare di riuscire ad arrivare al gol. È una squadra che poi ti riparte con grande intensità perché ha dei giocatori di gamba, eh, di qualità, e poi se senza se, se mai loro riescono a farti male poi diventano quasi imperforabili. Ma noi dobbiamo sicuramente risalire la classifica e ci dobbiamo mettere in una situazione tranquilla. Il primo obiettivo, il primo obiettivo assolutamente è quello, ci dobbiamo mettere in una, in una classifica che il Terano non deve rischiare niente e quindi in questo momento qua c'è da fare il risultato. E c'è una partita da vincere per l'Aquila ed è quella contro la Pistoiese in attesa della sentenza sul calcio scommesso. Con la testa divisa tra campo e aule di tribunale per la vicenda calcio scommesse, l'Aquila Calcio inizia da Pistoia il girone di ritorno del campionato di Lega Pro. In Toscana la truppa Aquilana cercherà di mettere altro fieno in cascina per ammortizzare la penalizzazione in classifica che arriverà a seguito della sentenza di primo grado sull'inchiesta calcio scommesse prevista per l'inizio della prossima settimana. Non sarà facile a livello psicologico tenere la mente sgombra dai pensieri giudiziari, ma il tecnico rossoblu Carlo Perrone è fiducioso. Certo, questo pronunciamento è risultato a tutti eccessivo. E ci ha fatto sicuramente per un attimo ci ha scosso, perché comunque sentire 32 punti è... ti prende un colpo. Però poi siamo consapevoli che mh, alla fine de dei conti, sicuramente i punti... Saranno molti ma molti di meno. La società ci ha dimostrato la, il suo affetto e la sua vicinanza, quindi noi come gruppo che andrà in campo siamo consapevoli che mh, dobbiamo cercare di fare più punti possibili il prima possibile, ma questo lo sapevamo pure prima. Però adesso ci sono meno partite e, e quindi forse il fatto che c'è questa mannaia che potrebbe caderci sulla testa forse. Ci potrebbe dare anche qualcosa in più a far sì che questa squadra sbagli di meno. E lo spirito comunque è buono. Andiamo sabato a Pistoia a affrontare una squadra che è ferita, una squadra che ha una posizione classica secondo me che non rispecchia quello che hanno fatto vedere sul campo, però questo è il calcio, quindi dovremmo essere bravi noi a cercare di non farli rialzare. Sul fronte formazione l'Aquila dovrà fare a meno in difesa degli infortunati di Mercurio, Maccarrone e Pesoli, mentre in mediana mancherà Nicolas Benzai a causa squalifica. Alla luce delle tre indisponibilità nel reparto arretrato, l'allenatore Perrone potrebbe decidere di cambiare modulo, affidandosi al 3-5-2 con Anderson, Cosentini e Bigoni a comporre il trio difensivo. In attacco si candidano ad una maglia da titolare sia Perna che il capitano Claudio De Souza. A difendere i pali della Porta Aquilana infine potrebbe esserci l'esordio di Francesco Scotti, arrivato nel mercato invernale dopo l'esperienza al Forlì della scorsa stagione. E con lo sport si conclude anche l'edizione notturna del TG6 che torna puntuale domani alle 14. Buonanotte.